Sam, ingenua scelta del rotabile sul manifesto, è facilmente condonabile al valido sponsor che questi viaggetti li rese possibili. Era il 1992, cultura ferroviaria sotto lo zero. E questi i rotabili che allora frequentavano la già avviata per bene al degrado tratta Bergamo-Brescia. Le Fanta ALE 801-940, meccanicamente e elettromeccanicamente indistruttibili, affidabili, robuste. Ok, ho detto tutto. Da Pesaro per Bergamo la freccia aerobica, un viaggio nel tempo che dura dal 1970, lunga storia e treno a lunga percorrenza con automotrici a rimorchi per i locali, un viaggetto di oltre 5 ore. Freccia aerobica è transitata sul maestoso ponte a 9 arcate sopra il fiume Oglio, anno 1854. A metà 1800, quando fu inaugurata, questa tratta da Bergamo a Brescia era tutta a doppio binario. Era la Ferdinandea, parte della Milano-Venezia originale, quella austro-ungarica di 285 km, che passava da Bergamo, questo fino al 1878, quando fu aperta la variante diretta Treviglio-Rovato. Palazzolo, 28 km da Brescia e 22 da Bergamo, sorge a cavallo del fiume Oglio, che divide le due province. L'anno scorso due amici ed io riuscimmo a riaprire a fini turistici con un treno a vapore i 10 km in riva all'Oglio da Palazzolo a Paratico sul lago Sebino. Ora la linea attende solo treni turistici, tanti treni. Iniziamo con questo Verona-Paratico. Eccolo! Sì, è arrivato lo mio figliolo. Con metodo irride motteggia lo babbo suo ferrovipatico. Salvo poi infilarsi in cabina e portare avanti le burla. Che giorno è? Ce ne abbiamo oggi? Cos'è, qualcosa di nero? No, tanto nero! Buona ciao, adesso. Lo spirito è quello giusto, possiamo partire. Precedo il treno in linea e non è difficile, marcia vista per il treno, i PL incustoditi. Sto montando per YouTube, maggio 2016, queste vecchie immagini di oltre 20 annetti fa. Per non dilungarmi, traggo un mix, un riassunto fra più video. Voglio solo rendere le atmosfere ferroviarie e non di una scampagnata in libertà su binari tra il verde e la natura. Sarà una continuità solo di percorso. Userò immagini dei due treni effettuati il 14 e il 21 giugno 1992 coi D445, 1080 e 1088 che trainavano composizioni diverse, i bagagliai per le bici.
faccia vista i pielle, l'arrivo in un apparatico, ahimè, che non esiste più. Inserisco una parte della traccia audio originale dove spiegavo di questi treni. Il treno di domenica 14 giugno proveniva da Verona. Aveva lasciato una parte dei citanti muniti di mountain bike a Palazzolo per un giro nella Francia Corte sulle rive del Sebino. Per quelli rimasti sul treno fino a Paratico c'era la possibilità di un'escursione in battello sul lago. E questo treno di domenica 21 giugno che vediamo entrare in stazione di Paratico ripete lo stesso programma. Solo la provenienza è diversa, non più da Verona ma da Vicenza. Il rientro per tutti la sera è da Paratico. Durante la giornata poi i due treni del 14 e del 21 hanno svolto servizio a navetta molto ben frequentato sui 10 km della linea con ripetute corsette. Un breve sunto dei ritorni da Paratico a Palazzolo. Pielle della sgraffigna, molto scarsa la visibilità, che invece è buona dall'alto del piano rialzato della cabina della carrozza pilota TD medie distanze vestiboli centrali detta Mazinga, che ha il volantino stile 445, le elettriche hanno le levette, 40 all'ora per la marcia vista. Il sottofondo musicale, non perché ometto efferatamente i suoni originali, improponibile però lo spettegolare in cabina, ecco. Il PL più impegnativo, e gli automobilisti non si aspettano treni. Transita solo e ormai raramente la tradotta che porta i carri merci all'imbarcadero di Paratico. C'è stata l'eccezione del treno passeggeri a vapore, il nostro l'anno scorso. La bella trincea che scende alla NK opificio tessile. Dove ora quello spoglio parcheggio sorgeva la stazione di Capriolo. Gran traffico nel periodo Seconda Guerra Mondiale, arrivavano lunghi convogli di carri armati tedeschi da riparare e la NK era stata adattata a questo scopo.
Per la cronaca, la stazione è stata demolita negli anni 70, ma già dal 30 giugno 1966 sulla ferrovia Palazzolo Paratico, con tanto di decreto del Ministero dei Trasporti, era stato sospeso il servizio passeggeri. Posso dunque affermare che siamo stati fortunati l'anno scorso a riuscire a effettuare quel treno a vapore che di fatto ha riaperto ai passeggeri la linea? Il futuro della linea? Ma alle associazioni con le partite IVA! Noi passiamo la mano, siamo solo appagati ferrovipatici. Il calo di Paratico spesso ospita rotabili, diciamo, non più necessari. Bagagliai sempre più rari coi treni. I postali poi sono in via di estinzione e pensare che sulla rete circolavano i celeroni notturni composti di soli bagagliai. Ecco come un solo treno può rivitalizzare una stazione, ma sentiamo come concludevo allora questo viaggetto. Questa linea, aperta il 31 agosto 1876 per fini turistici, sopravvive oggi solo come raccordo merci con l'imbarcadero della Rivatica, sul lago Sebino, l'ultimo imbarcadero lacustre funzionante ancora in Europa. Accennavo i 4.45 che erano due per questi treni. Passiamo quindi da uno all'altro. Il video è solo una miscellanea di immagini. T445 con 4 bagagliai, tipo dal 1964 al 70, non è robetta da tutti i giorni. Una dissolvenza in nero e siamo a Palazzolo. Evidente che mi fiondavo sui binari ogni momento possibile, guai perdermi i dieseloni. Piaceri diversi ma condivisi.
Livrea d'origine grigia, bande arancione rosso. La trazione elettrica a 3000 volt continua è cominciata con queste locomotive, esperimento sulla Benevento Foggia, anno 1927. Questa 626 è di prima serie, del 1930. Composizioni così non se ne son più viste.